E ciao a tutti ragazzi, io sono Victor Tiger e bentornati su Monster Hunter World. Quest'oggi andiamo alla foresta antica per trovare l'antico wyverniano. Io direi subito di andare, come vedete ho messo su l'arma dell'Angenat di fuoco, nel caso la cambierò se ci fosse da combattere. Ok, io direi che... la procedura. Comincia a cercare. Sì, ok. Possiamo andare subito. Illustriamo la zona. Non temere, stavolta farò attenzione. Ok, presentazione. Le tracce terminano qui. Trovato. Come non sono ancora degno? Come ti permetti, ah? Ragazzi, è scontato che dobbiamo affrontare Rathalos e... in cima alla catena alimentare. E il Diablos. Fuoco e cornuti. Ragazzi, dovremmo cacciare quei due mostri. Sì. Ragazzi, come vedete, lì ho cambiato l'arma, ho messo quella paralizzante, me lo aspettavo che alla base per i preparativi? C'era da combattere. Ok, l'abbiamo trovato, ragazzi. Eccolo qua il Rathalos. Adesso lo massacriamo. Bam! Ragazzi, pensavo di averlo lisciato. Però l'ho preso di sfioro, dai. Bam! No, no. Oh, e sei caduto. Madonna. Bam! 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 Mamma, ti massacro, Rathalos. Le zone. Dovrebbe essere abbastanza facile, ragazzi, fare il Rathalos. Ma
fatto crollare tutto. Tanto l'abbiamo paralizzato. Dicevo, ragazzi, dovrebbe essere abbastanza semplice. L'ho affrontato centinaia e migliaia di volte in tutti gli altri Master Hunter. Se i pattern d'attacco sono rimasti uguali, sarà una passeggiata. Già tagliato la coda? È fragilissimo, eh? Vabbè. Vai. Così. Ho detto che lo massacravo. Ragazzi, l'armatura di Odogaron è veramente formidabile. Nulla da dire. Ok, ci ha avvelenati. Ah, l'ho sprecato, ragazzi. Vabbè, vediamo un attimo. Intanto direi di affilarci l'arma. No, guarda sto figlio di... Madonna, ragazzi. È un bastardo sto Rathalos. Ma guarda te. Ragazzi, basta coi lisci. No, no, raga. Ma da chi stai colpendo? È una parete. Guarda, guarda lo schifoso che se ne scappa. Guarda quello schifoso. Andiamo a prendere la coda. Oh, Madonna. Bam! Cavalcato, ragazzi. Dai, dai. Una mazzata dietro la schiena e abbiamo dato. Proprio papam! Abbiamo... Madonna, l'ho scassato. Ma chi fa? Che fa? Dalle testate negli alberi. Ok, ragazzi. Andiamo direttamente... Bam! In faccia. Madonna. Che palla, proprio una palla, tipo palla di cannone in faccia. Bam, ci ha piato. Devo cercare di rompergli più parti del corpo, così mi dà più reward. Mi dà più materiali alla fine della missione. Guardate i colpi critici, quanto sono importanti. Vabbè, intanto lui rimane fermo, è contento lui, cioè. Anzi, è un massacro. No. Eh.
Madonna, se non scendi. Ancora queste zampe. Queste come alle giane. Quelle zampette schifose. No, che fail. Non stavo guardando, ragazzi, dove stavo andando. Bam. No, niente. Che fa? Che sta facendo? Ma ho l'arma gialla, Sperando che non viene a rompere i coglioni. No, dai. Oh, guarda. Ma guarda te sto bastardo. Me la mette nel fuoco la vigor, la vigor vespa. Vabbè, la dislessia, raga. La vigor vespa. Allora, ragazzi, secondo me il Rathalos è uno, anzi forse penso per tutti sia il mostro più iconico di Monster Hunter. Cioè, uno se pensa a Monster Hunter pensa al Rathalos. Almeno io sì. Mamma, guarda là, guarda come cade sotto i colpi del nostro spadone. No, che liscio. Una ginocchiata in bocca ci ha dato. Eccolo là. Vedere io adesso. Un bel colpo caricato. Bam! No, adesso. Madonna. Che fa? Rompe liane. È caduto. Vai. Bam! Vai anche questo. Dai! Bada bam! E adesso. Oddio! Madonna! Nel collo proprio! Bam! Dai! No! Ancora queste palle di fuoco! Cercare di cavalcarlo, vediamo se è possibile, no? Se vola sicuro no. Ci ha bloccato. Adesso ci sbatte lontano. Lo sapevo. Raga, ci ha buttato giù. Dobbiamo rifarci tutta la. Ah no, scendi tu? Ah vabbè, se scende lui allora è a posto. Liscio. Beh, oramai è abitudine. Nascondiamoci qua, così affiliamo. Sì, vabbè. Ci manchi pure tu, cioè stai in là, non è che ci vuole sta gran mira per spararci il fuoco in testa. Ragazzi, il Rathalos è fastidioso perché vola in continuazione. Ma stai a terra, ho capito che sei una viverna e quindi voli, però
peccato che non ho portato molti baccelli lampo, altrimenti sarebbe stata abbastanza semplice come situazione. Appena volava, baccello lampo, cadi e poi vediamo se sei forte o sei uno scarsone. Ti facevamo vedere con la resistenza, madonna. Speriamo non ci... Ok. Te ne vai? Te ne scappi? È duro a morire questo, eh. Sto Rathalos è duro a morire. Vuole rompere proprio i maroni. E vabbè. Mancato pure il... l'attacco in volo. Sulla scivolata, vabbè. Saliamo, riproviamoci. Dove vai? Oh, ma si sposta ogni secondo, si sposta. Che palle. Qua spacco sta faccia. Ho preso sull'unghia. Voglio paralizzare, ragazzi, perciò faccio gli attacchi veloci. Altrimenti avrei attaccato continuamente di caricati. Bamma. Bamma. Liscio. Però mo no. Dai, dai. Volevi prenderci sempre con la coda. Vabbè, ci ha piato con le zampe. Voleva lo schifoso. È andato a morire, mi sa, eh. Andiamo pure noi. Filiamo e andiamo. Ma dietro la schiena te lo voglio fare l'attacco. Bam! Vai, 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 vai! Bam! Se riusciamo a fare questo, ragazzi... Bada bam! No! Spostati. Vediamo se viene qui così gli saltiamo addosso. Vieni? Che fai lì giù? Ah, ha desiderio di morire questo Rathalos. Lo accontenteremo. Andiamo di colpi caricati. Vediamo se lo becchiamo. Beh, questo penso di sì. Gli altri due no, giustamente. Si deve girare e deve, madonna, rompere i coglioni. Bam! Ok, cavalcato. Bel 56. E adesso mi sa che... No, l'abbiamo preso lo stesso. Vai. Così sì che mi piace. Vai, vai.
penso sia quasi morto. Cioè, sembra infinita l'energia di sto Rathalos. Cioè, io sono imbarazzato. Ancora queste palle di fuoco. Come un mostro sta per abbandonare l'area? No, no. Tu muori, vuole vai via, no? Di qua, vieni. Beh, penso che fin quando lo tengo occupato non va via. Spero, almeno. Perché se ho fatto tutta sta missione per poi vederlo andare via e fallire... No, no. Guarda, proprio no. Non cade, oh, non cade. E vieni qua. Eccola là, lo sapevo. È caduto, vai, vai, vai che è caduto. Paralizzato pure. Ok, morto. Ok, ragazzi. Io prendo i materiali. E ci vediamo per concludere la missione alla fine. Così concludiamo l'episodio. Poi nel prossimo andiamo direttamente dal Diablos. Ok ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Io come sempre vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale se vi va e sempre se non l'avete già fatto. Nel prossimo episodio distruggeremo il Diablos. Ragazzi, ci si becca online!